Un altro gol capolavoro e l'Arezzo batte la Pistoiese per 1-0, agganciando il Livorno al terzo posto e distanziando la sorprendente Giana Erminio. Dopo la gemma realizzata contro il Livorno, Moscardelli si ripete anche contro la Pistoiese. Neanche 7 minuti e un pallonetto delizioso sorprende Feula. Vince l'Arezzo 1-0. Questa è stata la partita della giocata di Orazio Moscardelli. Dei primi 15 minuti dove potevamo anche andare sul doppio vantaggio, ma poi solo ed esclusivamente della capacità di sofferenza, della voglia di portare a casa il risultato, perché questa squadra ha dimostrato in passato di saper giocare meglio, di saper gestire meglio, di poter ripartire meglio. Però per un insieme di motivi secondo me non potevamo fare di più. Il far giocare Ferrario, che era l'unico difensore centrale che mi si è allenato tutta la settimana, dopo 4 mesi, sapevamo che non ci avrebbe dato la possibilità di stare alti. Sapevamo che avremmo concesso il pallino della partita alla Pistoiese. Però la dovevi far così la gara. Sono stati bravi a partire forti i ragazzi e ad andare in rete. Quindi questo ci ha agevolato anche il fatto di poterci permettere di stare quei 15-20 metri un pochettino più bassi. E poi dopo hai adattato Cenetti a giocare terzino su un giocatore che spesso è stato in grado di spaccare le difese avversarie come Giasi, e mi sembra che l'abbia limitato molto bene. Avevi Muscat che un giorno fa stava giocando tutta la gara e si è messa a disposizione per entrare in campo. Avevi Foglia con la febbre. L'emblema di oggi credo che sia stato, tutto sommato, il nostro capitano. È riuscito a fare un gol dei suoi, di categoria superiore, ma tutto quello che è riuscito a trasportare in campo come spirito di sacrificio, come aiuto, come corsa per i compagni, quando giocatori di questo spessore tecnico riescono a mettere anche corsa e agonismo, e come l'ha messo lui, l'hanno messo anche gli altri giocatori tecnici, penso a Corradi, penso a Erpen, allora ne trae beneficio tutta la squadra, perché è abbastanza normale aspettarselo da Cenetti, aspettarselo da Sabatino, ma quando ti portano in dote queste qualità questi giocatori è chiaro che si trascinano dietro tutti gli altri.